Il noto pittore Vincenzo De Stefano presenta la domanda di insegnamento alla Scuola Tecnica di Andria, che viene accolta grazie all'interessamento del professor Michele Cassandra e dell'onorevole Orazio Spagnoletti, pagina 186. In risposta alla protesta vede la luce il primo numero del 2 Buonsenso, organo del PPI, quindicinale a quattro facciate fondato da un gruppo di popolari fra i quali spiccano le figure dei fratelli Luigi e Francesco Scuro, Monsignor Nicola Monterisi e la Bubù Carlo Romanelli. Inizialmente diretto da Domenico Righetti e stampato dalla Ghezza Trani, avrà diverse interruzioni e riprese, fino alla fine degli anni 90. Costituzione di un consorzio fra lo Stato e le tre province di Bari, Foggia e Lecce per la costruzione di un acquedotto pugliese, nel 1903 sarà fatta la prova per la costruzione, nel 1906 verrà costituito il consiglio di amministrazione, nel 1907 si inizierà la costruzione della prima galleria dell'Appennino. La prima acqua potabile sarà erogata nell'aprile del 1915 in una fontana di Piazza Umberto, a Bari, a Barletta d'agosto 1916. I primi medici ricordati nella storia del nostro ospedale Umberto I sono il dottor Giuseppe Canfora, supplente presso la clinica medica, il quale sosteneva la carica con puntualità, con zelo e con amore esemplari, e il chirurgo dottor Francesco Centaro, entrambi stroncati dall'epidemia di colera.